ragazzi. Ma Se no, come li abbiamo detto all'inizio, no? Che li stiamo coccolando anche. chiedo una cosa a te, perché non per altro, perché sei un po' la mamma del gruppo, qualcun altro lo Appunto. sarà tra breve, però per il momento sei tu la mamma del gruppo. Si è creato affiatamento tra Martina, Daniela e Francesco? Sì. Sono, adesso li vedo anche più consapevoli di quello che stanno facendo. E poi anche noi, cioè l'equipe, si mette d'accordo, decidiamo, ne parliamo e li stiamo seguendo veramente con grande Va attenzione. bene, e allora quasi quasi, visto che le cose stanno così, io rimarrei anche dopo la pubblicità a vedere la trasmissione. Noi ci separiamo un attimo e poi torniamo. Non invidiare il successo che altri ottengono grazie a lei. Non appropriarti di quella degli altri senza autorizzazione. Non ricorrere a lei per rubare l'uomo della tua migliore amica. Non abusare di lei per irretire attempati e facoltosi signori deboli di cuore. Ecco il verbo secondo GHD. È la prima mezz'ora del nostro appuntamento settimanale, è volato. Quindi a questo punto, visto che abbiamo ancora tante tante cose da farvi vedere e raccontarvi, io proporrei, se tutti sono d'accordo, di andare subito con la prossima clip. Poi rientriamo in studio e commentiamo finalmente quello che è il momento che più piace al nostro Francesco, cioè finalmente quando si va dall'estetista e ci si rilassa con i massaggi. Andiamo da Marinella. Questo è il secondo massaggio. Francesco sta avendo buoni risultati. È bello rilassato oggi. E continuiamo con la respirazione. Inspira piano piano. Espira. Espira. Ciao Martina, come va? Bene. Iniziamo dai piedi questa volta per togliere la tensione nelle gambe che hanno faticato tanto questa settimana, vero? Sei Sì. stata in palestra, sei stata in piscina, hai lavorato molto. Espira e cerca di abbandonarti, abbandonati e rilassati. Abbandonati, abbandonati. Abbandonati, abbandonati,
Abbandonati. Concentrati sulla respirazione. Espira e manda via la tensione. Inspira e porta la calma dentro di te. Sei rilassato adesso? Un po'. Bene, abbandonati. Vai con l'immaginazione da un'altra parte. Buongiorno. Ciao, ciao. Come stai? Bene. Bene? Sì, sì, bene. Sta bene. E questa volta ci concentriamo proprio sulle energie. Apriamo le vie dell'energia che sono i chakra con questa sensazione di calore che ti dà l'ambra. Ti senti rilassata? Sì. Bene. E gli applausi spontanei al gonfiore, questi sono gli applausi al gonfiore che va via, applaudiamo quello, andiamo subito, già la telecamera già mi ha anticipato, perfetto. Marinella, problema gonfiore, è quello che tu più stai sottolineando, chiaramente c'è il grasso, c'è altro, però quello che ci fa sembrare ancora più grossi è il gonfiore, causato da? Dallo stress, dall'ansia. Da questa ritenzione idrica, dalla cattiva respirazione, sono sempre tesi, ragazzi, non sono mai rilassati. Sembra che vivono sempre con un giudizio e allora si devono muovere a seconda di quello che pensano gli altri. Dovrebbero stare proprio più rilassati e pensare infatti, a se abbiamo stessi. Visto proprio un primo piano di Martina, aveva il viso contratto e teso anche in questo momento. Ai. Si immagazzinano, si tengono dentro le tossine così, per questo poi non si dimagrisce. Ci tengo molto al rilassamento prima. Ci sono delle tecniche. Qui chiaramente non abbiamo tanto tempo per raccontarci e spiegarci come si può fare, però sì. Qualcosa di semplice che può essere detto a chi ci ascolta a casa, tu chiaramente ragazzi già lo stai dicendo, però qualcosa che può aiutarci da fare in 2-3 minuti in casa. È a rilassarsi, a stare fermi. Fermi. Fermi, rilassati e a respirare profondamente e concentrarsi sul respiro. Cioè deve entrare abbastanza aria dentro e deve uscirne abbastanza. Invece noi respiriamo proprio al minimo, giusto per solo per far vivere gli organi interni, però dobbiamo proprio immagazzinare molto ossigeno ed espirare molto, perché attraverso l'espiro c'è l'eliminazione delle tossine, dell'anidride carbonica, no? Dello sforzo che diceva lui, e nell'espiro che c'è lo sforzo. Anche perché invece molte volte si fa il contrario, infatti siamo tutti tesi. Anche perché i muscoli l'ossigeno sono. È l'elemento e l'alimento è la vita. Che ci serve. Cioè possiamo resistere 7 giorni senza mangiare, 3 giorni senza bere, ma 3 minuti ma se possiamo, ci va bene senza respirare. Non possiamo stare senza respirare, è impossibile. Però noi con lo stress rimaniamo molto spesso in apnea. Viviamo in apnea, sì. Una vita in apnea. E quindi quegli esercizi di rilassamento che io sto facendo fare ai ragazzi servono proprio a concentrarsi sulla respirazione, a rilassarsi, stare fermi e basta, non pensare a niente, un po' di la meditazione. Allora, prendiamo subito proprio la cavia umana, prendiamo Francesco. Francesco che è sempre il primo a sacrificarsi. Ci fai vedere un attimo come ti metti per rilassarti, come ti rilassi? Intanto stai seduto comodo. Sì. E poi inizi. Quindi a non ti stravacchi come piace a te, è bello. Assolutamente. E poi inizi a respirare. Quando ispiri gonfi la pancia. Quando espiri. Bravo! È andato bravo! Bravo! Però la pratica c'è. Bravo. Manca ancora bravo. Il linguaggio tecnico, però sì. Il concetto, il contenuto c'era tutto. Bravo, sì. Bravo. Cacci tutto e quindi la pancia va a stringersi.
Bravo. Anche perché si pensa che la respirazione debba avvenire allargando la cassa toracica, invece è anche la pancia che deve prendere ossigeno, sì. E la meditazione è fatta più di respirazione di pancia. Vabbè, anticipiamo una cosa, perché poi ne abbiamo parlato un attimo io e te, ed è una cosa che trovo molto interessante. Prossima volta facciamo due chiacchiere anche sui sette chakra. Ce lo concedi? Sì, è bellissimo. Prossima volta. Vediamo di non arrivare così già con il fiato corto, perché siamo veramente lunghi un po' oggi. Nuova clip, perché dobbiamo arrivare a Carlo. Avete visto già nei nostri ragazzi, c'è stato un notevole cambiamento del look, soprattutto in qualcuno che ha abbandonato l'aria da bravo ragazzo. Ci ha messo le mani in testa, Carlo. Sì, questa settimana abbiamo spuntato un po' i capelli alle ragazze, come avevo accennato, poi invece di asciugarli lisci abbiamo lasciato i capelli un po' più naturali, c'è più volume, così si rimpicciolisce automaticamente il viso. E lo stesso vale per, no, non proprio lo stesso, per Francesco invece abbiamo accorciato i capelli e glieli abbiamo alzati un po'. Però vediamo come l'hai fatta prima, proprio tecnicamente come hai operato il cambiamento, e poi finiamo di aggiungere qualcosa sui nuovi look dei ragazzi. Vediamo la clip con Carlo. Bene Martina, questa settimana com'è andata? Questa è la seconda volta che ci incontriamo. Sì, beh, sì. Palestra, piscina, tutto a posto? Sì, ora stiamo prendendo il ritmo. Bene, perfetto. Abbiamo visto anche nella Piazza Buena, siete diventate bravissime, addirittura con i manubri in acqua. Brave ragazze, brave. Mi fa tanto piacere. Bene, miglioriamo anche un po' questo vostro aspetto. Spuntiamo un po', come avevo detto la settimana scorsa, questi capelli, in quanto sono un po' rovinate le punte. Ok? Laterali abbastanza lunghi per spinare un po' il testa. Quando avremo perso qualche altro chiletto, andremo a schiarire un po' solo. Bene Daniela, anche a te facciamo la stessa cosa, come ti avevo detto la settimana scorsa. Questa settimana invece un po' ti vado ad alleggerire anche a te, soprattutto questa parte davanti, alleggeriamo un po' la fronte e poi li scaliamo dappertutto. Da tutto dopo ti alleggerisco un altro po' questa frangia, così la rendiamo più leggera. I laterali per il momento li lasciamo lunghi, poi vedremo un po' di dolore. Francesco, come ti avevo detto la settimana scorsa, andiamo a tagliare un po' sulla parte alta questi capelli, dopo ancora ti accorcio leggerissimamente sui laterali e un po' le basette, ok? Perfetto. Senti, beh, come sta andando con le ragazze? A me va benissimo, le ragazze penso di sì, però non le ho viste tanto spinate. Tanto? Come no? Non sono dimagrite, ma? Secondo me no. Ma chi in particolare, Martina o Dani? Un po' tutte e due. Poverine, o ti dovrebbero sentire. Ma tu invece? E loro che pensano? Mica se qualche commento avete fatto, qualche cosa, che dico? Non lo so loro cosa pensano di me veramente. Questo poi dopo lo vedremo. Ma non è che qualcuno si innamora alla fine e ti fanno litigare con la fidanzata tua? Sono già fidanzato, non posso. Sei già fidanzato. Non posso. Bene, bene. Sono un fedelissimo. Ma ti hanno cominciato a riconoscere per strada le persone o no? Sì. Soprattutto dove lavori? Dove lavoro soprattutto. Vengono le persone, anche perché poi chiedono. Beh, come ti senti in questa veste? Normale, sono un ragazzo con i piedi per terra. Sì, un ragazzo con i piedi per terra è bellissimo. Vabbè, ma... Mi disfilzi un po' tutti quanti, capendo? Sì, non ti preoccupare, ti faccio vedere io dopo come... Alla fine comunque cambieremo completamente. Già il viso lo vedo migliorato. Sì, anche io non mi riconosco. Poi man mano accorceremo un po' di più questi capelli. Francesco, dimmi. Da stasera sarai il più figo di tutti, eh? O che ti vede Francesca? Che non ti ha mai visto così simpatico, frizzante. L'abbiamo sempre visto con i capelli in giù. Da quei bravi ragazzi, non quei bravi ragazzi col film di mafia, però da quei bravi ragazzi inteso come un po' i figli di papà, quelli calmini. Vi chiedo alla regia, primo piano sul prossimo sex symbol nella zona di tutta la Daunia. Ecco, facciamo, vediamo un po', anche perché in studio abbiamo la ragazza di questo uomo.
dovrei iniziare a temere. La becchiamo un attimo anche la ragazza che ride, ridi, 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 ridi. Dunque, nuovo look, e ti commentavi, guarda che fronte che ho, alta fronte, hai perso un po' il look da bravo ragazzo che Carlo non voleva, ti piaci? Sì. Avevo perso il microfono. Sì, è arrivato, sì. Ci voleva solo il tempo per arrivare. Quindi tu ti piaci così? Sì, sì, allora, sì. Poiché ti piaci tanto, ti permetti il lusso di iniziare a criticare le tue compagne di questo viaggio. Perché in questa clip si è sentito che tu, facendo un po' di pettegolezzo tra te e Carlo, dicevi, ma secondo me non sono dimagrite per niente. Anche perché poi mi trovavo nel luogo sacro dei pettegolezzi. No, dai, no, questa proprio non me la... Dal parrucchiere. Attenzione. Assolutamente, vabbè, in quanto reality, in quanto trasmissione è concessa, però dai, guai un fatto del genere. Piuttosto un buon libro dal parrucchiere è il messaggio che si deve mandare. O i giornali, no, casomai fate pettegolezzi. Gossip. Fate gossip. In quanto trasmissione è concessa, solo allora, in quanto vai, trasmissione. Vai col pettegolezzo, vai. Allora, il pettegolezzo. Quindi comunque tu hai detto che secondo te non avevano perso peso. No, secondo me no. E guarda, però questa settimana le vedo totalmente diverse. Secondo me sui capelli. No, scherzo. Vabbè, ragazzi, voi vi vendicherete per vedere quanto tempo durerà la tartaruga sulla sua pancia. Andate a fare un'altra scommessa, scommettete sulla sua tartaruga. Sì, certo. Sai che è un animale molto longevo la tartaruga, lo sai? Ok. Senti, altro da aggiungere, mio lookmaker? Sì, la settimana prossima vedremo, oggi abbiamo visto un po' accorciando i capelli e dandogli un volume diverso, proprio il miglioramento. Andremo sul colore e sul colore vedremo degli effetti luce che comunque contorneranno ancora di più e miglioreranno il viso. Basta, non aggiungiamo altro, lo vediamo. Non aggiungiamo altro, anche perché ora adesso va qualcosa che è compromettente, vogliamo dire così? E guardo qualcuna. Perché? Che sta succedendo? Qualcosa che noi non sappiamo? Non anticipiamo, io ho visto prima in regia, vediamo questa clip. Bene. Ai 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 ragazze. Siamo concesse proprio questo ben di Dio che è un grande errore. Lo so, però cioè, alla fine non ci sono precapire dopo 2 settimane, ma noi eravamo abituati tutti i giorni così, ma proprio un giorno solo. Dopo settimane di astinenza. Non ce la facevo proprio più. Se qualcuno dell'equipe, noi siamo proprio morte. Immagini che Carlo, mio Dio. Francesco, no, ma tanto Francesco lavora a cultura. No, non ce la faccio a dire di no, è impossibile. Aspettiamo. Ma dove vedi a queste due? Ma che state mangiando? Dopo no, che... Francesco! Ma state scherzando? Aspettate un momento. Proprio la luna, ma tu convinta, quello mortale che hanno. Oh, ma state scherzando? Ciao. C'è tutta sta roba da mangiare. Oh, però... Stiamo prendendo poco, un piccolo... Ma ho capito, ma dopo di tutta una settimana di sacrifici, cioè voi vi rendete conto. Ma così non ce la possiamo concedere, dopo settimane. Cioè, ma se rivedesse Carlo, voi già sapete che quello è nervoso. Ho capito, se tu non lo dici non lo so. Vabbè, ho capito, no, ma bisogna per forza dirlo. Senti, ma tu vuoi dire a me che la mattina non ma assolutamente no, io non sgarro mai. Cioè, ma vi rendete conto? È tutto molto invitante e molto buono. Abbiamo capito, siediti con noi. No, non posso. Ma è che non vuoi, dai, un pochettino, siediti, ma siediti, dai. Ma qua, però qua sta tutto davanti a te. Cioè, tu c'hai una fame proprio. No, ma come? Come no? Non è tutto davanti a me. Ma sei un po' piano, sta mangiando, brucia i grassi.
Quasi quasi. Dai, siediti. Dai, dai, ma lui siedo pure io. Però non gli facciamo sapere niente a Carlo. Ovviamente. Ah, ecco, adesso fai pure tu tutto quello, siamo zitti. Bene, bene. Per la serie. Perfetto. Per la serie chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Ah! Come diceva Oscar Wilde, so resistere a tutto e vale per tutti e tre, tranne che alle tentazioni. Ah! Ce lo siamo, l'abbiamo coinvolto in questa nostra... Allora, diciamo prima una cosa a te. Quando la dietista ti ha detto uno spezzafame, ti ha detto che se hai un calo di zuccheri, che se senti il bisogno, se ti prendi, non intendeva vai in un bar e distruggi tutto quello che c'è di alimentare e commestibile. Dottoressa, io aggiungerei qualcosa, perché dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo muoverci. Questo è vero, la dottoressa. Sono senza parole. Mi arrendo alla... Aspetta, le nostre fatiche dovevano attaccare. Aspetta, voglio fare il difensore di questi ragazzi. Chiediamo a loro, perché allora, la cosa io la sapevo. Ora, a voi cinque, noi, vi svelo questo. Niente, io la cosa la sapevo, sapevo come erano andate tutti i fatti, però vorrei che i ragazzi provassero, se possibile, anche se le immagini vi incastrano, provate a giustificarvi. Come sono andate le cose? Perché voi due eravate lì? Allora... Ci trovavamo in quel bar dopo la scuola, praticamente, e ci siamo fatti un po' troppo coinvolgere dall'ambiente, dalle cose lì presenti. E la scuola vi aveva stancato. Bene. Ci dovevamo rifare con le energie. Quindi... A ricreazione non avevate preso nulla? No. Neanche? Niente. Siete arrivate lì? Affamate. Ma scusate, forse... Posso andiamo dire? Marinella, vai, vai, vai. C'è una carenza affettiva? Sì, sì, è quella. Ma scusate, vi diamo una squadra di uomini se avete carenze affettive, eh? Beh, ci costano meno alla fine. No, bisogna trovare l'uomo giusto. Quindi per trovare l'uomo giusto uno si sente un po' giù. Sì, ne parla al bar, dice, secondo te come deve essere l'uomo giusto? Tom Panzerottino. Attenzione, l'uomo giusto è come una crocchetta. Spiegaci questo risvolto filosofico della frase, che, no, perché è calda, perché è fritto, perché deve essere come una crocchetta? No, deve essere buono come una crocchetta. Ah, saporito, appetitoso. Sì. Giusto, sì. Giusto, mm. È vero. Però l'importante è che alla fine lo mangi, cioè deve essere commestibile l'uomo. Sì, anche, sotto questo punto di vista, perfetto. Sì. Abbiamo la nostra mantide religiosa in studio. Bene, tu che dici vado a lavorare. Poi il duro, se lo sapesse Carletto, e che fa? Tu ti fai pure coinvolgere. Ecco, appunto, volevo dire questo anch'io, che lui è arrivato, là ci ha fatto la sparata, guarda quelle, di qua e di là, e poi si è seduto. Ok, però... Ma fatti affidare. Facciamolo parlare, ragazzi, è facile allora, accusarlo. Allora, io vi dico, parlo su loro due, la dottoressa comunque ci ha detto che qualcosa, lo spuntino lo possiamo fare con un po' di frutta, un po' di verdura. Io ho visto l'ananas lì però, c'era l'ananas. L'ananas, ma il problema... Non l'ha toccato nessuno. Bravissimo. Cioè loro vogliono proprio il salato, il pane, fritto, pomodori, tutto quello che è salato. Ananas, fragola? No. Zero, non l'hanno, cioè, scusa, te lo puoi portare? Senti, ma... Aspetta, no, parla al microfono, se ti devi difendere. No, volevo dire che anche lui bene. Quando è arrivato, invece di mangiare, che ne so, quello che ha mangiato, poteva mangiare anche lui l'ananas, invece non ha mangiata. Ma c'era la vostra compagnia, lui si è seduto. No, l'hanno fatta portare via, io quella volevo, anche perché l'ananas scioglie i grassi. Sei falso come una mangiare banconota in quantità giusta. Come una banconota da 2 euro, falso. Senti, dottoressa, settimana prossima... Controlliamoli, certo. Cioè togliamoli qualcosa, perché questi sgarrano, cioè lo diceva Francesco, ma poi lui ha sgarrato allo stesso modo, sgarrano, quindi insomma stringiamo un po', oppure, sì. Visto che sgarrano, no, diamogli un consiglio, se capita che ci si va a fare l'aperitivo con gli amici, perché, oh, ragazzi, si fa, sono cosa ragazzi. Si evita e cosa invece si può mangiare, magari approfittandone un po'? Beh, sicuramente evitare i panzerottini, tramezzini con salse varie, crocchette, quindi andare a mangiare qualcosa che non sia molto pesante da un punto di vista di condimento soprattutto.
E quindi, e poi, come dicevo e ho detto sempre, deve essere un premio di una settimana passata con un regime alimentare giusto. Allora, c'era la telecamera che andava sul volto interrogativo dei ragazzi che dicevano: oh, hanno sgarrato! Voi parteggiavate quasi con loro, volevate condannare, siete una giuria che condanna? Non tutti. Passa il microfono. Sì, l'importante è che qualcuno parli, eh. Chi parla? No. Ok. Dai, allora, non è da punire. Concetto, microfono, non maggioretta, cioè, Non sono proprio da punire, una volta hanno commesso questa cosa, poi comunque ho visto anch'io la frutta. Sì, può capitare. Io ho soltanto la frutta, ho visto anche i rustici, però ho visto che mangiavano la frutta e un cocktail, se non ho sbagliato a vedere. C'erano tramezzini, erano olive, non era frutta. Io ho visto l'ananas. No, infatti era l'unica cosa che hai visto perché era intatta. Intatta, è rimasta. Era l'unica e si vedeva cosa tranquillamente. Mi dispiace. Aspetta, c'è lei che ha bisogno di aggiungere qualcosa. Ora facciamo ritransitare un attimo il microfono da questa parte perché abbiamo Martina che vuole difendersi. Vai. No, volevo dire che non avevo mangiato l'ananas sin quando pensavamo fosse più calorica perché c'era la panna, c'erano le fragole. Allora abbiamo detto magari l'ananas è troppo condita, quindi lasciamola invece perdere. Un bel panzerotto fritto l'hanno con mozzarella. L'hanno ordinata e poi se ne pentono. Guarda, che è una l'abbiamo vista troppo invitata. Intorno, detto, no, tutta una filosofia. Non meglio di no. Sentite, alla luce di... sto parlando sempre con il nostro parterre. Noi abbiamo visto che a un certo punto, nelle puntate scorse, loro, talmente convinti di farcela, si sono fatti una scommessa, hanno scommesso su se stessi, dicendo noi riusciremo a portare avanti, saremo costanti, ci riusciremo. Visto che voi oggi in studio avete notato che i primi sgarri già arrivano, chi di voi è pronto magari a scommettere 10 euro dei suoi che loro ce la fanno? Tutti. Mamma mia, si vede che siete amici proprio. Vergognatevi, mamma mia. Umberto, vai, tu. Almeno una voce fuori dal coro. Io devo spezzare una lancia a favore del mio amico Francesco, perché ogni qualvolta andiamo a cena, tra virgolette, in questo periodo, lui mangia solo ananas. Va a frutta. Assolutamente, colgo al volo quella. È verissimo, Tutto vero. E il sabato sera, Francesco, come va? Bene. Insalata e acqua naturale. Acqua naturale. Insalata e acqua naturale. Beh, ma questo non è, non sono non le indicazioni, scusa Carlo, non sono le indicazioni che le ho dato io, perché io ho detto sempre a Francesco che bisogna mangiare un primo, un secondo, un contorno, la frutta, quindi mangiare soltanto insalata e acqua non sono delle indicazioni che possono seguire tutti né tantomeno lui. Quindi bisogna mangiare tutto in modo variato, perché il nostro organismo ha bisogno di tutto, però tu in modo bilanciato, questo è fondamentale alla fine. Va che bene. Poi lui decida di mangiarsi l'insalata e acqua, se si sazia così lo decide lui. Perché era nella forma questa settimana. C'erano zuccheri complessi da distruggere, da smaltire. È una tavola molto ricca, ho visto dalle immagini. Allora, sentite, io proporrei una cosa a questo punto. Abbiamo dato parecchio addosso a Francesco, ne abbiamo parlato male, qualche volta bene, lui ha detto che si piace, ha detto che si era dimagrito. Vogliamo chiederlo alla persona che più di tutti dovrebbe sapere se il proprio uomo è dimagrito o meno? Quando gli accarezzi l'addome, cioè se sei ancora... La no, tartaruga. È dimagrito, sì. Lo vedo sciupato, mi dispiace. Non lo vedo sciupato. Ragazzi, non sta venendo. A volte mi fa tenerezza. Sembri la madre. Anche perché quando andiamo a mangiare è sempre mi fa storia a me. Ma adesso è diventato lui quello attento anche. Sì. E quando viene al bar da te? Non tocca niente, infatti sono arrabbiata perché va in altri bar e mangia. No, non deve toccare niente nella sua bar. No, perché la Francesca non si può far vedere, la Francesca, e allora non potendosi far vedere va a mangiare altrove. Comunque, va bene. Qualcun altro che ha da fare aggiunte? Io voglio lanciare ancora una lancia a favore di Francesco. Ah, io gliela direi proprio in fronte, dopo quello che abbiamo visto. No, perché io sono il suo migliore amico, lo conosco da molto tempo, e posso dirti che quando lui gli viene proposta una cosa, cerca di fare il possibile per portarla a termine, molto spesso con successo. Va bene. Quindi,
d'accordo. Vabbè. Questa cosa ce l'ha già detta anche Francesco, noi ci crediamo anche perché abbiamo ancora 3 puntate per rendercene conto. Questa era la terza, 3 ce ne mancano, siamo a metà del percorso. Se le cose stanno andando bene andranno meglio, se non stanno andando ancora benissimo andranno comunque meglio. Noi chiudiamo qui, è finita questa terza puntata e rinnoviamo naturalmente il nostro appuntamento con il nostro programma Migliorarsi. Vi aspettiamo tutti quanti mercoledì prossimo. Ciao, arrivederci!